quale Scimeca, che è reduce di un grande successo alla Voglia, al Festival di Venezia, nella sezione Orizzonti. Non è la prima volta che si cimenta con Verga, ha una passione smodata per questo autore. Quasi, lei ha detto in un'intervista, quasi un'affinità elettiva. Da cosa nasce? Nasce dal fatto che Verga è un grande, ed è uno che nel suo tempo ha saputo capire, ha saputo cogliere questo inizio di disgregazione dell'identità di un popolo. Nasce dal fatto che per Verga la letteratura è vita, pane. Nasce dal fatto che Verga è stato un grande rivoluzionario, uno che ha reinventato la letteratura, è stato capace, diciamo, di rompere col passato, di rompere con la lingua di Manzoni, di rompere con la tradizione del romanticismo. E nasce dal fatto che Verga amava i poveri, gli ultimi, i vinti, come li chiamava lui, e quindi sono tutte cose che in qualche maniera fanno parte della mia, forse fanno parte della mia coscienza di uomo prima che di intellettuale, poi perché ho letto Verga da ragazzo, perché in qualche modo può essere pure che sia successo questo, di un contrasto, come possiamo dire, e quindi poi diventa naturale, no? Quando tu c'hai un grande punto di riferimento, cioè una grande idealità, in questo caso appunto la letteratura di Verga, che poi in qualche modo cerchi. Certo. Recuperarla nel tuo lavoro, nella tua attività artistica. Cimentarsi con un grande, no? I Malavoglia, e visto anche il precedente di Visconti, è un'operazione molto rischiosa. Sì, è un'operazione molto rischiosa. Ma sai, cioè io credo che nella vita bisogna avere coraggio. Cioè non accontentarsi delle cose semplici, delle cose facili. Allora in questo caso è chiaro che è stato un rischio, ed è un rischio fortissimo, perché misurarsi appunto con questi grandi capolavori, il rischio che ti dicono di non essere all'altezza, eccetera, ma poi alla fine io credo che ognuno di noi deve avere la sua, come dire, la sua autonomia di pensiero, la sua autonomia artistica, e soprattutto poi bisogna uccidere i padri. Io amo Verga, ho amato Visconti, molto di più Rossellini, però anche Visconti è stato un regista per me, un punto di riferimento, però arriva un punto nella vita in cui bisogna uccidere i padri per andare avanti, e quindi uccidere i padri in questo caso metaforicamente significa potersi misurare anche con cose che loro hanno già fatto, ma soprattutto misurarsi col tuo tempo. Cioè Visconti si è misurato col suo di tempo, Verga si è misurato col suo di tempo, e io credo, spero di essere misurato col mio di tempo, con il mio tempo reale, con il mio tempo storico, con le mie passioni, con quello che riesco a vedere nella realtà del mio tempo. Come ci si approccia ad un capolavoro di questo genere? Cioè, prima di metterlo su pellicola, da cosa si parte? Si parte, diciamo, da una conoscenza, fondamentalmente, ma si parte anche dal fatto che poi te la dimentichi. Te la devi dimenticare, cioè conosci le cose, leggi il romanzo, lo rileggi, cerchi di capire cosa vuol dire e poi dopo te lo scordi, cioè lo metti da parte e inizi un nuovo percorso, una nuova strada, senza, diciamo, cercare di misurarti con quella. Cioè, diciamo, quindi da questo punto di vista il romanzo diventa un punto, lontano, vicino, ce l'hai dentro, ce l'hai fuori, però diventa un punto, non è diciamo così un appunto, cioè nel senso non è una cosa dalla quale devi ripartire, dove devi cercare le cose. Quello che hai già capito di quel romanzo, quello che ti è rimasto dentro e diventa inconscio. Poi dopo riparti. Grazie mille e in bocca al lupo.